Ragazzi, sono arrivato al lago morto. Il tempo di passare sta spiaggia e mi vado a fare un bel giro. Vedete quanto è grande. Devo arrivare laggiù. La centrale, una centrale elettrica, e poi fare il giro di nuovo di qua. Diciamo che se non ci voglio mettere niente ci metto almeno 2 ore. È iniziato il mio lungo giro. Allora, come dicevo, è iniziato il mio lungo giro, il tempo di togliermi il lago davanti ai piedi. Qua ci abitano pure le persone. Infatti questa è una strada che si può passare con la macchina. Il percorso continua. Ho fatto un po' di salita, adesso un po' di discesa. Purtroppo molti sentieri da queste parti sono tutte così, tutte brecce, e bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi, sennò si casca. Non sto nemmeno alla metà del percorso che devo fare. Mi ricordo l'ultima volta che sono venuto qua, è pure la prima, ho mangiato qua sotto da queste parti, infatti eccolo qua, mi sono ricordato di questo, l'impatto di questo bosco mi è saltata di occhio, ho detto questa zona mi ricorda qualcosa, ecco qua, i tavoli, e c'è. Questo si chiama lago morto perché dicono che non c'ha nessuna sorgente, non nasce da nessuna parte. Ammazza che lucertola, da come dicono loro. Perciò si chiama lago morto. Non c'ha emissari, non c'ha qualche fiume che si infila dentro. Non c'è niente di niente. Adesso mi fermo un po' qua. E poi continuo, tanto c'ho un sacco di tempo ancora per fare il giro. Sono quasi a metà percorso. Tra poco arriverò in un piccolo paesino. Poi se non mi imbroglio con i violetti, esco, faccio 1 chilometro di strada asfaltata e poi inizia di nuovo il sentiero.
Guardate che acqua, sì, si può mangiare. Ci si può mangiare anche se il colore non è trasparente, sembra strano, ma per le alghe, per le cose che stanno sotto cambia colore. Però guardate qua com'è trasparente. Oh, bello, è pure freddo. È molto franoso questa montagna, veramente molto. Ci sono un sacco di posti, tutte quelle spaccate bianche, le vedete? Sono tutte frane di breccia, dove non ci stanno le piante, sono addirittura partite da sopra. E all'improvviso alcune, non tutte, invadono anche la carreggiata. Fortunatamente hanno pensato bene di fare quel ponte, che anche se è una frana, a meno che non volano le pietre, la maggior parte non ci va a finire. Vedete? È tutto tutte pietre così. In parte sono state messe dalle persone per far camminare lì, per creare questo sentiero e per non farlo franare pure quando c'è tanta acqua. Ma in parte è naturale così. C'è anche la barca. Ecco qua, sto arrivando nel paese. Vediamo dove si esce, non mi ricordo. Il paese è finito, adesso vi faccio vedere da dove sono partito. Guardate là dove finisce quel lago, da là sono partito. Ho trovato il sentiero molto prima dell'altra volta, qua non ci sono mai passato. L'altra volta sono andato più avanti, non ci avevo fatto caso che stava il sentiero qua. Avevo visto una casa privata e vedevo non si poteva passare, invece a fianco alla casa c'è il sentiero. L'altra volta mi sono infilato tramite la montagna, sono sceso dentro all'erba alta e poi sono arrivato da queste parti. E mo? E mo, e mo? Il bivio, dove vado? A destra o a sinistra? No, qua per chi vuole fare esercizio. Che non gli basta fare il giro del lago, fanno anche la palestra. Ho scelto questo sentiero qua, ce ne stavano due, si faceva quello più sopra, per un po' camminavo in mezzo al bosco a fresco, ho scelto questo. Ormai è fatta, mi sono dimenticato pure il cappello, c'è un bel sole. Ah, finalmente un po' di fresco, un po' di frescura. Adesso devo trovare un bel posto dove sedermi.
un'altra pausa. Passano poche persone su questo percorso, però è molto bello e rilassante. Come inizia non c'è male. Ma queste scarpe maledette mi stanno rovinando i piedi. Cioè non so che scarpe comprarmi. Un po' su pure i calzini. Devo tornare presto in albergo e farmi una medicazione, se no domani la montagna non la salgo. Domani c'è una bella montagna da salire. Ah, che bello, questo è proprio, sembra proprio una panchina. Questa è proprio perfetta. Ultimo giro, quasi macchina. Andiamo un po' sulla spiaggia. Ho trovato una spiaggia privata, sto solo io, che bello. Oh. Sto da solo, che bello. Oh, mi faccio il bagno. Oh, che bella gatta, vedete? Vediamo l'acqua com'è, sicuramente è freddissima. Oh, mazza com'è fredda. Ninzica. Vabbè, non mi posso togliere il pantalone che c'è solo gli slip. Non sono attrezzato con il costume. Ah, che refrigerio. C'è un piede che si è rotto, lo devo curare quando vado a casa. Voglio arrivare su una pietra ma non ci arrivo, perché l'acqua è troppo profonda. Se ci arrivo mi bagno il pantalone. Volevo salire su quella pietra. Guardate che montagne che ci stanno qua. Oh, adesso è tempo di tornare a fare, devo andare a fare un po' di spesa e poi un po' di riposo. Guardate là come sono belle, salire chissà da dove si va su quelle montagne. Questo è ancora più bello, come piacciono a me. Non c'è 90% bosco, poi ci sono le parti in pietra e poi arrivato in cima non c'è niente. Bello che si può camminare per ore così al sole, c'è solo erba. Ci sono riuscito a salire ma mi sono bagnato il pantalone. Guardate qua, ho il tempo di abbassarmi il pantalone, col caldo che fa si dovrebbe asciugare presto. Se scendo da quest'altro lato il pantalone me lo gioco tutto. Adesso un po' di riposo, è presto, non posso riposare. Qua sopra non ci sta nessuno, siamo tutti in spiaggia. Guardate che bella montagna questa, da quelle parti. E nessuno vuole venire in questi posti. Ogni anno lo dico a vari amici miei, ma pure a qualcuno più estraneo, quando non riesco a trovare qualche amico. Vieni, ti porti in vacanze, in posti stupendi, gratis, pago tutto io, non trovo mai nessuno. Tutti che vogliono venire, bello, bello, bello. Poi quando sentono che per venire a questi posti belli bisogna camminare, tutti no, vogliono andare con la macchina. La montagna si deve vivere a piedi, si deve camminare nei boschi. Ultimo tratto, poi sono arrivato in macchina. Ho il piede a pezzi, non riesco a camminare. Nel tempo di arrivare in macchina, fortunatamente tutte le medicazioni ce l'ho sempre con me.
sono messo un po' nell'acqua, mi sono un po' rinfrescato. Ecco qua, sono gli sgoccioli. Vedete, di là c'è tutta la spiaggia, la gente che si butta nel lago. Qua si può fare su questo lago. Di solito è sui laghi alpini che non si può fare. I laghi alpini, in alta montagna non si può andare nell'acqua, ma qua adesso non ci sta nessuno. Mi meraviglia, è sabato, ma è vuoto. Di solito è pieno, ma veramente, vedete, si sanno, le persone che vanno pure molto lontano, chi sa nuotare. E io se un giorno vengo qua, se mi affitto una barca, trovo qualcuno che mi può portare, e mi devo portare il giubbotto salvagente appresso, perché non so nuotare. Che dolore, che dolore. C'è chi pesca, anche se da come so non si potrebbe pescare qua, mi sembra fanno la pesca sportiva, fanno le gare.